eccoci con il nostro appuntamento mensile di Market Star, naturalmente per fare un bilancio dei mercati dell'ultimo mese e anche in prospettiva futura, naturalmente. Peraltro si è concluso il primo semestre e parleremo anche di questo, ma cercando di capire come si sono comportati gli investitori per intuire quali potrebbero essere i prossimi movimenti. Insomma, di cose da dire ce ne sono moltissime, quindi saluto e ringrazio per essere con noi Sara Silano, Morningstar Italy, che è sempre con noi in questo format. Grazie per la collaborazione, Sara. Grazie a voi per l'invito. Allora, Sara, partiamo. Beh, in generale ho detto bene, ci sono tante cose da dire perché nel primo semestre di quest'anno è successo un po' di tutto, sotto ogni aspetto, sia da un punto di vista macroeconomico, sia da un punto di vista strettamente finanziario, con le banche centrali e le mosse che hanno indubbiamente destabilizzato un po' i mercati, e poi sul fronte geopolitico, sul fronte più di economia quotidiana, no, dei nostri portafogli, e quindi immagino anche di conseguenza su quelle che sono gli atteggiamenti degli investitori. Dico bene? Sì, è stato un primo semestre sicuramente in ribasso per le borse mondiali, inclusa Piazza Affari. Oltre al conflitto, chiaramente preoccupa l'inflazione, preoccupa il rallentamento economico, lo abbiamo visto anche in questi giorni. E poi c'è il discorso della catena alimentare, del settore alimentare, la fragilità negli approvvigionamenti e la speculazione. Vediamo nel grafico una sintesi di 4 mesi di guerra confrontati anche con altri eventi geopolitici, e dobbiamo ammettere che il 4 mese di guerra in Ucraina è stato caratterizzato sui mercati da dei pesanti ribassi che hanno comunque aggravato il bilancio dall'inizio dell'anno e da quando è iniziata l'invasione russa in Ucraina. Intanto però vediamo anche che gli effetti della guerra si fanno sentire. La Russia comunque ha fatto un default tecnico sul debito estero perché è stata inadempiente verso i creditori di 2 obbligazioni, una in dollari e una in euro. Quindi questa situazione è vero che sui mercati non ha avuto un grande impatto, ma è segnale di questa anche condizionamento che abbiamo in questo momento della guerra. Ma ci sono, appunto, come dicevo prima, altre motivazioni. C'è il timore dell'inflazione, c'è il timore di una recessione, e anche Piazza Affari, che appunto è mostrata in questo grafico, dopo aver sovraperformato il mercato europeo a maggio, ha subito poi una battuta d'arresto a giugno. Diciamo che l'annuncio della Banca Centrale Europea della fine del quantitative easing, del progressivo rialzo dei tassi di interesse a partire da luglio, ha fatto sì che comunque anche Piazza Affari, che aveva resistito prima, sia stata colpita e sia stato colpito soprattutto il settore finanziario e quello dei servizi di pubblica utilità. Ok, infatti non abbiamo, permettimi una battuta un po' amara, non abbiamo fatto in tempo a prendere confidenza con il fatto che il nostro indice, quello italiano, stesse avendo effettivamente una performance brillantissima, no? Ne abbiamo parlato a lungo, soprattutto nello scorso anno, che appunto la situazione si è sicuramente, non capovolta, però si è sicuramente, insomma, movimentata un pochino, mettiamola così. Adesso sarà importante capire quello che succederà da adesso in avanti, anche se permangono le incognite che abbiamo, insomma, elencato nuovamente. Però noi restiamo ancora su un bilancio fino a questo momento. Parliamo di titoli, perché ne parliamo sempre, peraltro, durante le nostre trasmissioni: titoli tecnologici e titoli energetici. Se ne parla sempre per ovvie ragioni, naturalmente, però sono andati, potremmo dire, in direzioni opposte. Questo ti chiedo se lo confermi, e cosa significa per gli investitori? I titoli tecnologici hanno tratto vantaggio dall'aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale che è stato inizialmente generato dalla ripresa post-Covid, ma poi si è accentuato per gli effetti del conflitto e anche per il fatto che sono state tagliate delle forniture in diversi paesi di gas, compresa l'Italia, i provvedimenti sanzionatori, eccetera. E vediamo proprio in questo grafico come appunto l'andamento del settore energia sia stato sicuramente un andamento positivo dall'inizio dell'anno. Però anche ammettono gli analisti, bisogna stare attenti a voler saltare su questo carro dell'energia, quindi guardiamo un po' in prospettiva, perché i corsi azionari delle compagnie petrolifere, bisogna dirlo, sono legate alle oscillazioni del prezzo della materia prima, quindi del
del petrolio e questo è un fattore su cui gli investitori hanno poca visibilità. In più, sul discorso del gas pesano altre incognite, tra cui anche la possibilità di un tetto ai prezzi, eccetera. Quindi siamo in questo settore in una situazione di grande incertezza. Tutt'altra storia per i big della tecnologia, che vediamo anche in questo grafico l'andamento dell'indice, che hanno dominato la scena nell'ultimo decennio, ma il rally, che sembrava senza fine, ora è decisamente finito. Nella prima parte dell'anno sono stati l'epicentro delle vendite azionarie. L'indice Morningstar US Technology ha perso oltre il 20% in euro da gennaio, e questo perché questi titoli Sì. sono più sensibili al doppio effetto dell'aumento dei tassi e della prospettiva di un rallentamento economico. Esatto. Insomma, sono più soggetti, per così dire, a eventuali cambiamenti proprio in seguito a queste mosse. Invece, come si sono comportati i fondi nel primo semestre? Restiamo ancora proprio ad analizzare, come detto prima, le attese e i movimenti a loro volta degli investitori, insomma. Gli investitori in fondi hanno visto un semestre con veramente poche soddisfazioni. La maggior parte delle categorie Morningstar è in perdita, con ribassi più accentuati appunto per gli azionari tecnologia. Qui vediamo appunto chi ha perso di più: le small e mid cap europee e gli obbligazionari a lungo termine in euro, che sono appunto stati influenzati dal cambiamento delle politiche monetarie. Chiaramente da questa analisi, da questo grafico, sono esclusi i comparti che sono specializzati sull'azionario Russia e Est Europa, che sono in gran parte sospesi o liquidati, quindi per effetto per le conseguenze della guerra. E troviamo pochi segni più: l'energia è uno di questi, ma anche le strategie alternative, che effettivamente sembrano aver ritrovato, in un contesto in cui sia le azioni sia le obbligazioni scendono, una loro collocazione, e quindi anche in alcuni casi hanno avuto appunto performance medie positive. È vero anche che gli investitori, di fronte a questa grande situazione di incertezza, hanno iniziato ad uscire, quindi ci sono stati dei deflussi dai fondi a lungo termine, dove gli obbligazionari sono stati sicuramente i più penalizzati. Ok, quindi più penalizzati. Infatti in questo grafico vediamo anche quelli con i maggiori ribassi da inizio anno, appunto. E, allora, a questo punto rimaniamo sempre sui fondi. L'ho detto poco fa, no, Sara? Oltre a fare un bilancio, mi piacerebbe capire cosa, alla luce di quello che è successo, bisogna aspettarsi per i prossimi mesi. Sui fondi, cosa ci dici? Sì, bisogna dire che per la seconda volta in 40 anni sia obbligazioni che azioni hanno registrato perdite per 2 trimestri consecutivi. E qui troviamo delle preoccupazioni che gli investitori hanno, e che sono legati in particolare all'inflazione, all'aumento dei tassi di interesse, ai timori di una recessione, ma anche ai timori per un restringimento dei margini di profitto delle imprese. Diciamo che di questi quattro sviluppi il motore principale delle flessioni che finora abbiamo visto è sicuramente l'inflazione, e a questo proposito proprio un'inflazione troppo elevata è quello che ha spinto poi le banche centrali ad alzare i tassi di interesse o annunciare i rialzi, i prossimi rialzi dei tassi. Quindi probabilmente dobbiamo aspettarci uno scenario dove ci sarà un rallentamento. Pochi adesso dicono una recessione severa, però molta incertezza che porterà volatilità sui mercati. E appunto, attacchiamoci a questa parola. Quando il mercato è estremamente volatile, come quello di oggi, insomma, cosa bisogna fare? Bisogna seguire un po' la massa, bisogna distinguersi. Qual è la scelta? Se c'è, Sara, è ovviamente una scelta migliore. Diciamo che appunto c'è questi studi di finanza comportamentale, ci parlano di effetto gregge, che è il voler seguire la folla, che si accentua questa Ah, questa è la tendenza, quindi scusami, perdonami Sara, cioè c'è proprio la tendenza a seguire quello che fanno tutti in questo contesto. Si tende a seguire un comportamento in cui le persone si uniscono ad alle altre, seguono le azioni e quindi seguono la folla, magari seguono quello che fanno gli altri invece di utilizzare magari proprio
capacità di analisi ed è quello che ha creato bolle e anche crolli di mercato, perché ci sono vendite dettate da, acquisti dettati dall'euforia, vendite dettate dal panico. Pensiamo alla bolla delle dot-com alla fine degli anni 90, ma pensiamo anche a quello che è successo quando è scoppiata l'epidemia di Covid, quindi di vendite molto severe. Purtroppo però, ci dicono gli esperti, il gregge, perché si chiama effetto gregge questo comportamento, va spesso nella direzione sbagliata, perché si tende a comprare quando i titoli sono ai massimi, a vendere quando sono ai minimi, e questo quindi può essere un buon momento, direi anche adesso, per ricordare agli investitori che chi ha mantenuto la rotta durante le precedenti gravi crisi finanziarie poi ha visto riprendersi i propri investimenti e anche tornare in positivo nel giro di qualche anno. Direi che bisogna sempre stare fare attenzione, guardare quelli che sono i propri obiettivi finanziari, anche confrontarsi magari con un consulente finanziario, valutare se il portafoglio deve essere bilanciato, ma non farsi prendere da dei comportamenti che sono dettati dall'emotività, perché poi seguire dalla folla deriva da un panico, da una paura che ci porta a fare quello che fanno. Esatto, beh, se poi scatta anche il panic selling, che di fatto un po' scatta sempre quando ci sono mercati di questo tipo, però se aumenta, aumentiamo anche la possibilità che il mercato appunto scenda ulteriormente in modo drastico, perché sappiamo come funziona questo meccanismo, che deriva proprio da scelte emotive che non bisogna fare. Voi avete studi che parlano proprio delle strategie basate sul momentum, cosa emerge? Cioè, perché pare che statisticamente parlando, insomma, effettivamente ci sia una tendenza, no? Che possiamo spiegare ai nostri amici, Sara. Sì, le strategie basate sul momentum si fondano sull'idea che i titoli che hanno registrato una buona performance rispetto ai loro pari tenderanno a continuare a sovraperformare ancora per un po', mentre quelli che hanno registrato una performance relativamente bassa tenderanno a continuare a sottoperformare. L'evidenza empirica dimostra che non è una teoria in realtà campata in aria, e che appunto il momentum è stato di fatto uno dei fattori di mercato più performanti dell'ultimo decennio, con un vantaggio di rendimento in 7 degli ultimi 10 anni solari, secondo i nostri studi. Però ecco, come sempre accade negli investimenti, c'è una sola certezza, che è quella di non poter prevedere con precisione i rendimenti futuri, e quindi anche le strategie del momentum che abbiamo visto sono andate bene negli ultimi 10 anni sono state comunque afflitte nel passato, e probabilmente lo saranno ancora da momenti difficili, da momenti critici, e questo è la lezione che possiamo trarne, è che è un buon fattore di investimento, ma che va utilizzato con attenzione, ed è anche uno dei più difficili da catturare per gli investitori, perché ha una natura estremamente transitoria. Ecco, la domanda sorge spontanea, parlando di mercati ribassisti, parliamo ancora un po' dell'atteggiamento da tenere, è meglio essere attivi o passivi? Questa è veramente una domanda la cui risposta in genere si tende a dire: gli attivi in fase di ribassi dei mercati tendono a fare meglio, perché hanno più possibilità, più flessibilità rispetto a un investimento che segue l'indice. Però i nostri studi mostrano che i fondi attivi di fatto fanno fatica a battere quelli passivi su diversi orizzonti temporali e cicli di mercato, soprattutto quando si parla di mercati molto liquidi e grandi come quello europeo, quello americano o quello globale. E infatti anche le nostre analisi hanno mostrato che in realtà anche in questa fase, dall'inizio dell'anno, la gestione attiva ha fatto fatica a battere quella passiva. Parliamo di medie, ovviamente, sì. Anche se poteva di fatto ruotare di più i portafogli, assumere più posizioni con cash, quindi con liquidità e quant'altro, però abbiamo visto che i fondi attivi nelle principali categorie nel complesso non hanno fatto meglio delle loro controparti passive in questa fase di ribasso dei mercati. Ecco, ma queste conclusioni valgono per tutti i fondi attivi? Tutti, cioè in generale, o ci sono delle eccezioni invece, ci sono delle situazioni in controtendenza?
Ecco, allora qui è importante distinguere i fondi realmente attivi dai cosiddetti falsi attivi, cioè quelli che di fatto seguono un indice di riferimento, ma hanno i costi, hanno delle commissioni che sono paragonabili a quelle dei fondi attivi. Il fatto, diciamolo subito, che un fondo sia molto attivo non garantisce di per sé una performance migliore in caso di ribassi dei mercati, ma quantomeno il fatto che un fondo sia un falso attivo fa pagare delle commissioni eccessivamente elevate rispetto ad esempio ad acquistare un fondo passivo che quindi ha poi le stesse caratteristiche ma costa di meno e quindi questo impatta di più sulle performance. Quello che però abbiamo visto è che i fondi realmente attivi con un rating qualitativo positivo, cioè quelli di qualità, quelli che hanno dei processi solidi di investimento, che hanno un team di esperti che li guidano, dei processi consolidati e testati nel tempo, in effetti sono riusciti a battere non solo i fondi passivi, ma anche quelli medi gestiti attivamente. Quindi è importante quando si guarda i fondi attivi andare a selezionare il gestore, valutare le caratteristiche del gestore. Ok, Sara, allora tra poco parleremo anche di sostenibilità, che è sempre un punto fermo nelle vostre analisi e nelle vostre prospettive. Per fare un po' da collegamento, ti chiedo sui fondi tematici, anche di questo parliamo sempre, in presenza importante, insomma, sempre più importante nei portafogli, e quali sono quindi le prospettive future. I fondi tematici sembrano essersi lasciati alle spalle i record degli ultimi 2 anni, lo dobbiamo dire. Secondo le nostre Ah, quindi si è un stime, po' rallentata, scusami, la tendenza a inserire nel portafoglio fondi tematici. sì, Ok. c'è stato un rallentamento. Noi abbiamo visto, secondo le stime di Morningstar, nei primi 5 mesi del 2022 i riscatti hanno superato le sottoscrizioni per oltre 500 milioni di euro. Pensiamo che la raccolta netta positiva dello stesso periodo dell'anno scorso era stato di 62 miliardi, quindi meno 500 più 62, meno 500 milioni più 62 miliardi sono dati che fanno riflettere. Appare difficile dunque che a fine anno di quest'anno si possa eguagliare il record dei 12 mesi precedenti, che era stato superiore ai 100 miliardi di euro. Alcuni temi hanno subito dei riscatti più forti, quello tecnologico, ma anche quello legato ai trend sociali, che poi sono stati tutti temi anche legati alla pandemia e ai cambiamenti imposti dalla pandemia. Quello che ha tenuto è invece il tema legato al mondo fisico, quindi quello della transizione energetica, e d'altra parte la crisi energetica ha fatto emergere l'importanza del discorso delle rinnovabili. E quindi diciamo che i prossimi mesi ci diranno se questi fondi tematici riusciranno a superare questo test di volatilità dei mercati. Fa riflettere il fatto che il loro successo è stato proprio anche post pandemia, perché abbiamo visto 2 anni molto forti di queste tematiche, e ora bisognerà quindi anche capire questi temi molto forti come quello della transizione energetica, se riusciranno a consolidarsi, nei prossimi Nei mesi. prossimi mesi. Ok, allora apriamo il capitolo dedicato proprio alla sostenibilità e leghiamola però al tema dei cambiamenti climatici, insomma, che direi che è proprio azzeccatissimo in questo momento. In realtà, in questo momento lo vediamo ancora di più, ma insomma, negli ultimi anni, no? Il tema della sostenibilità è stato legato ai cambiamenti climatici. Investire in questi fondi aiuta la transizione green? Cioè, che collegamento c'è rispetto, cioè, tra investimento e poi atto pratico? Certo, purtroppo sì, i cambiamenti climatici ce l'hanno dimostrato, anche gli eventi tragici di questi giorni hanno creato e stanno creando dei gravi problemi alle comunità, alla società e quant'altro. È chiaro che c'è questo interesse sempre di più degli investitori di fare qualcosa anche dal punto di vista del loro impegno finanziario. Bisogna dire che ci sono diverse strategie climatiche, ci sono strategie che mirano a tenere, a ridurre la presenza, quindi il livello carbon del portafoglio, ci sono i green
green bond, ci sono le energie rinnovabili. Sono fondi con caratteristiche diverse che hanno anche intensità di carbonio, esposizione a fonti fossili diverse. Però diamo qualche dato per fare un'idea. Le nostre analisi mostrano che su 575 fondi climatici europei per i quali abbiamo i dati, il 50% ha un'intensità di carbonio inferiore all'indice globale dei mercati sviluppati ed emergenti, quindi in effetti è meno, tra virgolette, inquinato. E la maggior parte sono strategie di tipo low carb o comunque climate conscious, quindi attente al discorso climatico. Al contrario, bisogna anche dire che una grossa fetta dei comparti sui green bond e anche sulle energie pulite mostra punteggi più alti di intensità di carbonio, ma questo riflette il fatto che accanto a dei player puri del settore delle energie rinnovabili ci sono ancora in molti portafogli società più diversificate, quindi anche con un'intensità di carbonio superiore. Lo stesso discorso vale per le fonti fossili, cioè non dobbiamo fare automaticamente il passaggio strategia climatica uguale no fonti fossili, bisogna andare sempre a verificare cosa c'è in portafoglio. E poi un altro tema di grande attualità è quello chiaramente petrolio e gas, e da questo punto di vista abbiamo visto che la grande maggioranza dei fondi climatici ha comunque un peso inferiore di questi due componenti rispetto all'indice azionario globale. Ok, infatti abbiamo seguito proprio la tua spiegazione e il grafico. Senti Sara, a questo punto, per investire nella transizione green, quali sono le strategie che, insomma, è bene seguire maggiormente? Sì, nel 2021 la transizione energetica è diventato il secondo tema più popolare in Europa e la gestione delle risorse naturali è stato il quarto, quindi ci dà l'idea dell'importanza che stanno assumendo. Però anche qui, sotto il grande cappello di mondo fisico, ci sono veramente tante strategie. C'è quello della transizione energetica e quindi fonti energetiche rinnovabili, il solare, l'eolico, l'idrogeno, quindi strategie che sono specializzate in aziende che investono in energie pulite, c'è la gestione delle risorse naturali e quindi anche dell'acqua, le foreste, i metalli delle terre rare, eccetera, ma anche dell'economia circolare che si lega a un discorso di transizione green. E poi c'è il grande tema del cibo che oggi è diventato ancora più popolare vista la situazione di siccità, carenze e anche quello che è stato indotto dalla guerra. C'è il discorso della logistica e dei trasporti, quindi anche pensiamo alla costruzione di navi o aerei che inquinano meno, che hanno delle tecnologie appunto meno impattanti sull'ambiente. E quindi il mondo, le strategie, diciamo, oggi sono veramente tante per chi vuole investire nella transizione green ed è importante appunto poi scegliere quella che magari interessa di più anche in relazione al proprio profilo finanziario e di obiettivi finanziari, e tenendo anche conto appunto che transizione green non significa appunto che queste magari aziende non inquinano del tutto. Assolutamente. Allora, un altro tema che è quello conclusivo di questa puntata, che si riferisce proprio a una ricorrenza del mese di giugno, lo vediamo anche scritto in sovrimpressione, il Pride Month, insomma, il mese dedicato proprio alle manifestazioni legate alle discriminazioni che oggi ancora ci sono. Appunto, il mese di giugno è il mese dedicato. Voi avete, pubblicato un articolo sul costo della discriminazione e questo è importante perché ha un altro aspetto che non consideriamo. Io mi sono permessa di scrivere tra parentesi salato prima di avere da te un riscontro, un resoconto di quello che è emerso. Però, insomma, mi pare di capire che sia importante, no, il costo della discriminazione. Sara. Assolutamente sì, dove costo io non voglio solo intendere un costo materiale, però Certo. vi voglio dare qualche dato perché poi si rischia poi sempre di fare discorsi molto teorici. Secondo appunto Auto Leadership, che è un network globale che promuove l'inclusione della comunità LGBTQ nel business, nelle aziende, la produttività di una persona si riduce del 10% se si trova costretta a nascondere la propria identità. Quindi a diventare in qualche modo invisibile perché la sua visibilità, l'essere, il manifestare, ad esempio, il proprio orientamento sessuale diventa qualcosa di discriminante. 10% è tanto di riduzione della Certo. produttività. Vi do qualche altro dato. Nel mondo si stima in modo approssimativo che siano
266 milioni le persone, e quindi pari al 3,5% della popolazione che si appunto appartengono alla comunità LGBTQ. E quindi per noi, cioè in un'ottica opposta alla discriminazione, quindi in un'idea di inclusione, è un bacino di potenziali talenti. E infine il prodotto interno lordo di un intero paese potrebbe potenzialmente aumentare del 3% se venissero implementate adeguate azioni contro le discriminazioni. Questi sono numeri che ci fanno riflettere, anche perché dall'altra parte troviamo un altro dato, un 26% in Italia di coloro che hanno dichiarato praticamente che l'orientamento sessuale, omosessuale, eccetera, è stato comunque qualcosa che ha rappresentato un ostacolo nella vita lavorativa, ostacolo nella crescita e nella carriera professionale, nel riconoscimento, apprezzamento, nel reddito e nella retribuzione. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice sostanzialmente che effettivamente la discriminazione è un costo sia in termini economici ma anche sociali e in termini di valorizzazione delle risorse, di mancata valorizzazione delle risorse all'interno dell'azienda. E la risposta non può essere che un'inclusione che, ci hanno detto anche le nostre testimonianze che abbiamo raccolto in questo articolo, deve partire ed essere comunque inglobare tutti i livelli dell'azienda, non essere solo né ai vertici né alla base. Quindi diciamo che esperienze di questo tipo iniziano a esserci nelle aziende, però sicuramente c'è ancora molta strada da fare. D'accordo, insomma, poi con te parliamo sempre di discriminazioni in generale, insomma, anche relativamente al mondo femminile, no? Tante volte ci siamo trovate a mettere, insomma, un po' nero su bianco i numeri che comunque si perdono, perché parliamo di perdita a livello economico, non solo, poi economico, sociale, insomma, sono due aspetti che vanno a braccetto. Quindi in generale, bene, anche grazie per questo studio. Sara Silano, abbiamo terminato. Allora, primo semestre l'abbiamo concluso così, naturalmente poi ci ritroveremo per vedere come è iniziato il secondo semestre con l'estate, quindi con i mercati che ovviamente sono un po' rallentati nella loro operatività dal periodo estivo, statisticamente parlando, ma dove evidentemente probabilmente avremo anche a disposizione ulteriori elementi rispetto a quelli che abbiamo in mano oggi, che ci faranno capire un po' come potrebbero girarsi i mercati. Grazie a Sara Silano, grazie a Morningstar Italy per la collaborazione importante e a presto al prossimo mese con Market Star. Grazie a voi.